L'auto infermieristica arriva in Sicilia. Grazie ad un protocollo d'intesa tra l'Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento e la Misericordia di Campobello di Licata, entra in servizio il primo mezzo di soccorso intermedio. L'auto medica potrà fornire supporto avanzato e mezzi di soccorso di base in caso di situazioni gravi o particolarmente complesse, oppure intervenire per trattare direttamente un paziente che non necessiti del successivo trasporto in ospedale. La nuova auto infermieristica è stata accolta dalla comunità di Campobello di Licata alla presenza del presidente dell'OPI di Agrigento Salvatore Occhipinti, del prefetto di Agrigento Dario Caputo e del direttore del 118 per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Giuseppe Misurata. Un'iniziativa che ha già suscitato alcuni fermenti perché essendo la prima auto infermieristica naturalmente andrà non a sconvolgere ma comunque ad attenzionare anche il ruolo dell'infermiere. Noi siamo in una situazione che vede l'infermiere al centro di un'assistenza che riguarda tutti i cittadini, in quanto abbiamo una popolazione che va verso un invecchiamento, abbiamo gli over 65 anni che aumentano e si arriva anche agli 85 anni, quindi c'è una mortalità che si allontana sempre di più. Questo comporta necessariamente un ruolo centrale da parte dell'infermiere che comunque deve assistere pazienti con pluripatologie, quindi in un territorio che vede una mancanza di collegamento tra ospedale e territorio, perché sappiamo benissimo che il paziente viene assistito come acuzia in ospedale e poi non può ritornare per le stesse problematiche che intanto si sono cronicizzate di nuovo in ospedale perché manca l'assistenza nel territorio. Stiamo facendo tante iniziative attraverso anche il coordinamento regionale, stimolando anche l'assessorato alla salute, quindi con l'assessore Razza abbiamo intrapreso tanti colloqui e ci siamo anche riuniti con i sindacati a Palermo, quindi con tutte le organizzazioni sindacali, proprio per stimolare l'assessorato per un'assistenza mirata sul paziente, per far sì che al paziente siano garantite le migliori cure, cosa che adesso ad oggi non è possibile con la carenza di personale negli ospedali ma soprattutto nel territorio, perché abbiamo un territorio che non consente veramente una continuità assistenziale dopo l'uscita dall'ospedale. Per fare questo logicamente c'è bisogno di una modifica dei modelli organizzativi assistenziali, dove il ruolo dell'infermiere è sempre centrale, in quanto bisognerebbe incentivare l'infermiere di famiglia, quindi l'istituzione dell'infermiere di famiglia, che è un disegno di legge presentato già dal senatore Marinello, che era in discussione al precedente governo, adesso dovrebbe essere ricalendarizzato per arrivare in porto come legge dello Stato. Ci stiamo lavorando da tanto tempo, il ruolo dell'infermiere di famiglia è un ruolo che consentirà al cittadino di avere un'assistenza mirata, un'assistenza diretta, un'assistenza fatta in un rapporto che non è come il medico di famiglia che ha un rapporto uno a uno, l'infermiere di famiglia veramente può prendere in carico un'intera famiglia perché si occuperà di assistenza all'interno della famiglia di un territorio. Chiaramente quello che manca sono i fondi, perché noi l'assessore ci aveva promesso, l'assessore Razza, che avrebbe comunque istituito una sorta di infermiere di famiglia in una provincia che doveva lui scegliere, cosa che ancora non si è attuata, che questo a lungo andare avrebbe consentito una riduzione dei costi, ma che al momento i costi sarebbero lievitati, perché la spesa del personale è quella che incide fortemente sull'assistenza. L'errore sta nel considerare il personale come una spesa, e invece il personale va considerato come una variabile determinante del sistema produttivo in sanità. Studi fatti dimostrano che
l'abbassamento del numero degli infermieri fa aumentare la mortalità dei pazienti. Quindi un rapporto infermiere-paziente superiore a 1 a 6, che è quello ideale, quindi 1 a 9, 1 a 10, 1 a 12 nelle varie regioni, comporterà necessariamente, da studi fatti, un aumento della mortalità. Noi dobbiamo affrontare anche una carenza legata a quota 100 nei presidi ospedalieri. Questa carenza sicuramente non ha avuto, noi abbiamo calcolato che il 30% degli aventi diritto, quindi in totale sono in Sicilia sui 1.800 unità di personale che aderiscono alla quota 100, che andrebbero ad aumentare l'enorme carenza di personale che vi è all'interno delle strutture sanitarie. Parlando di riorganizzazione di alcuni servizi per incentivare alcune metodiche assistenziali, e riguarda questo anche l'auto-infermieristica, perché è un'innovazione che stiamo cercando di portare in Sicilia, cosa che in altre regioni si sta già facendo, trova magari qualche resistenza da parte del gruppo medico, in quanto si è abituati ad avere il medico al centro del panorama sanitario. Invece al centro del panorama sanitario c'è il paziente, quindi il ruolo del paziente è un ruolo centrale. Tutti gli operatori ruotano attorno, ognuno con le proprie competenze. L'infermiere non andrà mai ad invadere il campo medico, perché l'infermiere ha una preparazione specifica, si occuperà di assistenza, sicuramente non andrà a fare diagnosi e non sarà un infermiere prescrittore. Noi, in definitiva, non vogliamo essere dei piccoli medici, ma dei grandi infermieri. Il personale come verrà reclutato? Sì, il personale infermieristico che salirà sull'automedica sarà selezionato non dall'OPI, l'OPI non fa reclutamento di personale, sarà personale volontario al quale verranno pagate, come ci sarà un rimborso spese. L'OPI garantirà la qualità di questo personale, perché con una sorta di attestazione delle competenze, quindi sarà una valutazione oggettiva fatta sul curriculum formativo che il personale infermieristico presenterà, l'OPI si farà garante nei confronti del cittadino, quindi sarà un personale competente, un personale formato, un personale capace di attenzionare tutte le problematiche legate all'emergenza-urgenza. È chiaro che queste iniziative saranno promosse in collaborazione con la Misericordia, che metterà a disposizione, abbiamo visto, l'auto e gli autisti, però il personale infermieristico sarà affiancato dalle ambulanze. Un evento molto importante che inorgoglisce la provincia di Agrigento e soprattutto l'organizzazione delle Misericordie, che tanto ha fatto e continua a spendersi con spirito, secondo me, veramente solidaristico e di grande vicinanza alla popolazione in un settore che per noi è vitale. La prefettura, lo sapete, ha una competenza specifica insieme al corpo nazionale e alle organizzazioni regionali per quanto riguarda gli interventi di protezione civile, e proprio pochi giorni fa si è concluso la settimana nazionale dedicata alla protezione civile, a sottolineare ancora una volta come la fase della preparazione, del preallertamento e dell'organizzazione nel suo complesso sia assolutamente un presidio di sicurezza nei confronti dei cittadini in un ambito che non può che richiamare la forte attenzione delle istituzioni. Quindi da questo punto di vista l'evento di questa sera qui a Campobello si inserisce in una consolidata tradizione di esperienza e di volontariato che rende le Misericordie d'Italia una delle realtà che tutti ci invidiano. Cosa ci dobbiamo aspettare dopo questa iniziativa a Campobello di Ricato?
la diffusione di questa coscienza e di questa cultura della protezione civile, in particolare tra i giovani, perché venga tramandata una ricchezza di professionalità e di capacità operativa che è quella che consente di affrontare anche le situazioni più complicate e difficili con la dovuta professionalità e serenità. E siamo qua perché con l'Ordine degli Infermieri, quindi la Misericordia, abbiamo chiuso un protocollo d'intesa che prevede l'attivazione di un'auto infermieristica. Questa per noi è la prima esperienza che nasce in Sicilia. E nasce perché abbiamo guardato, diciamo così, a quelle che sono le regioni un po' più virtuose come l'Emilia Romagna, la Lombardia e prossimamente anche la Toscana, che hanno attivato nel sistema dell'emergenza appunto un mezzo sanitario intermedio, così viene riconosciuto, come appunto l'auto infermieristica. Quindi oltre, diciamo così, all'idea, all'iniziativa che noi con questo protocollo d'intesa porteremo avanti per un anno, vuole essere anche un pungolo per il sistema sanitario che si occupa di emergenza, e quindi per dire che anche la Sicilia merita, come in queste regioni che ho appena citato, avere anche la professionalità dell'infermiere che si mette a servizio della comunità. E quindi, così come amiamo ripetere in tante occasioni, l'Ordine in questo mandato, diciamo così, vuole portare avanti un progetto di inclusione che vede, diciamo così, non solo in primis l'Ordine delle professioni, ma vede anche, diciamo così, tutto ciò che poi si occupa dello stesso settore, dello stesso servizio, come appunto il mondo del volontariato, le istituzioni che abbiamo, diciamo così, sempre tenuto in debita considerazione, e il sistema, come appunto il sistema dell'emergenza che produce in Sicilia appunto la SEUS attraverso, diciamo così, il sistema del 118. Noi, come dire, vogliamo continuare in questo ambito affinché come dire, sempre più occasioni, diciamo, si possa avere una possibilità intanto di promuovere, come dicevo, la figura dell'infermiere come figura centrale non solo del soccorso ma anche dell'assistenza in senso ampio, e nello stesso tempo, ecco, come dire, dare questo contributo alla comunità, perché oggi, diciamo, se noi avviamo questo servizio non è un servizio fine all'infermiere o fino al volontario, è sicuramente un servizio che sarà come dire, utilizzato dalla comunità, e quindi con i benefici che una figura professionale dentro un mezzo sanitario può portare. L'OPI in questo percorso ha formato 500 circa infermieri sul BLSD fatto in sede a titolo gratuito, non ha fatto pagare nessuno. Io come coordinatore provinciale del 118, in base al decreto 999 del 2015, promuove quella che è la sicurezza, la formazione di tutto il personale, sia sotto un punto di vista di DPI che il primo intervento a tutti gli operatori che fanno attività su S118. Si continua questa collaborazione tra il SUS118, l'Ordine Professionale degli Infermieri, con cui abbiamo già organizzato un bellissimo evento a maggio di grande rilevanza e spessore. Sono qui a testimoniare anche la scelta lungimirante fatta dalla Misericordia di Campobello, con cui collaboriamo già attivamente nel soccorso emergenza urgenza 118, e veramente a testimoniare questa scelta lungimirante dell'auto infermieristica che oggi viene presentata. Si apre veramente un mondo con questa auto infermierizzata che viene proposta, e per naturalmente sottolineare la figura professionale dell'infermiere, che deve necessariamente, a mio modo di vedere, essere valorizzata, e necessariamente deve essere una figura autonoma nel mondo dell'emergenza e urgenza.